Gaio Giulio Cesare Germanico, terzo imperatore di Roma, ma tutti mi chiamano Caligola. Per via che vado sempre in giro con le calzature dei legionari, la carica. La che? La carica. A Roma va di moda di dar soprannome a tutti, pure all'imperatore. È una confidenza che gli permetto perché ho passato l'infanzia negli accampamenti dell'esercito. Ho mangiato, ho dormito e ho combattuto con i soldati. E mica ho fatto come l'altri regnanti che mannano sti poveri disgraziati a morire in giro per mondo mentre loro se ne stanno col culo al capo. Stavolta c'hai ragione! E è per questo che m'hanno letto imperatore. E poi prometto il fatto che mio padre, Germanico, Neroe, era amico di Augusto. E senza contare che da parte di mia madre discendo da quel pezzo di Marco Antonio. E scusate se è poco. Ma per i primi mesi il Senato mi ha appoggiato tutto contento delle novità da me apportate rispetto al precedente imperatore d'Imperio. Brutto soggetto! Brutto davvero. Ma da lì a qualche tempo ha cominciato a criticarmi e a farmi opposizione perché dicono che sono matto. Ah sì? Sarebbe matto perché avrebbe regalato 20 volte 300 sesterzi a ogni romano povero che non c'ha lavoro oppure è stato licenziato. E questa deve fare una causa di opposizione? Ho inventato l'ammortizzatore sociale a seguito dell'abolizione dell'articolo 18 della Lex Laboris. E che è? Lo statuto dei lavoratori di oggi. Hanno pure detto che soffro di saturnismo. Di che? De saturnismo. Il saturnismo sarebbe quella malattia che pia il cervello per via che beva il vino da 30 lotti di piombo. Secondo loro sarebbe matto per questo. Poi mi hanno contestato perché ho levato la tassa sulla casa, a chi c'ha solo quella però, mentre ho ridoppiato il tributo a chi ce n'ha tanto. E allora che devo da fare? Devo spremere il popolo ubriacandolo di tasse e lasciare ricchi e macinasse sterzi? Bravo! Ma fatemi il piacere. E poi, ad avete quanto si sono incazzati quando ho fatto tagliare la lingua in parte dei senatori che chiacchieravano troppo, o meglio, chiacchieravano e abbasta. E vabbè. Ho fatto cioccare le mani ad altri 50 che rubavano, ma solo dopo regolare processo, nel senso che ho abolito i termini di prescrizione del reato nei procedimenti di corruzione e concussione a senatori e amministratori dello Stato, così si imparano a essere puniti e a sentirsi al di sopra della legge. Hai fatto bene! Ma il culmine della rivolta è stato quando ho detto che il cavallo mio avrebbe governato meglio dei senatori. E beh, perché voi non mettereste un somaro al posto degli deputati di oggi? Eccolo, già è pronto. E poi non è vero che l'ho nominato senatore, anche se il cavallo mio mangia poco e sta contenta solo del po' di biada. Ah, davvero invece quanto mangiano questi senatori? Troppo per i gusti miei. E siccome che a forza da mangiare sono diventati ricchi da fastidio, delle case, ville e ogni ben di Dio, io al cavallo mio che si chiama Incitatus. Come? Incitatus. Mi sa che gli faccio costruire una stalla di marmo nero, tutto pieno d'oro, avorio e pietre preziose. Con i soldi loro, è ovvio. Nel senso che prima scopro quanta roba, poi li condanno e gli sfilo tutti i possedimenti. Una sorta di sequestro cautelativo dei beni e capitali illeciti di dubbia provenienza, così se impare non si carga rossoni. E con quello che mi avanza ci costruisco case per popolo a gratis. Certo che se poi se ne subaffittano li faccio mangiare da milioni 30 la rete. Ma sa che c'hanno ragione, so proprio matto. Ma vi saluto che sta apparendo a mia moglie, la quarta, si chiama Milonia Cesonia, ma io la chiamo Melania. Oh, divino!